Nel folklore giapponese, il gashadokuro è uno degli yokai più riconoscibili. La parola gashadokuro in giapponese significa scheletro affamato. La creatura è stata descritta come avere un'insaziabile fame di carne umana. Questo abominio era uno scheletro gigante, grande circa 15 volte un uomo, che si aggirava per i campi nelle ore più buie della notte, con denti e ossa digrignanti. Quando incontrava un umano, si avvicinava il più silenziosamente possibile, nonostante lo scricchiolio delle ossa. Poi coglieva di sorpresa la sua vittima, schiacciandola tra le mani e divorandone la testa. Si suppone che l'unica protezione contro il gashadokuro fosse quella di ascoltare da lontano il suono delle ossa che tintinnavano, fuggendo rapidamente prima dell'arrivo della creatura. Altrimenti, il destino della vittima sarebbe stato segnato. Il gashadokuro si è materializzato in centinaia di ossa provenienti dai corpi in decomposizione dei soldati sui campi di battaglia, in particolare le ossa e gli spiriti delle vittime della fame. Per questo motivo, la creatura è spesso associata alla carestia e alla morte. Secondo una versione di questa leggenda, l'origine della creatura avvenne più di 1000 anni fa in una ribellione contro il governo guidata dal samurai Masako. Quando questi fu ucciso in battaglia, sua figlia Takiyasha Ime, una grande maga, continuò la causa del padre. Con la magia nera, evocò l'enorme scheletro gashadokuro dai corpi dei soldati morti per attaccare la città di Kyoto. Il gashadokuro è spesso associato alla festa giapponese di Obon in onore degli antenati defunti. Durante questo evento, le persone accendono lanterne e fanno offerte per proteggere le loro case dagli spiriti maligni, tra cui il gashadokuro.